Gentili telespettatori, buonasera dal Sandro Cabassi di Carpi. Sono sul terreno di gioco per ora i tre protagonisti della serata, vale a dire il direttore di gara e gli assistenti, in attesa naturalmente delle due squadre. Partita quella di questa sera tra Carpi e Cesena. Attenzione a Biasci da lontano, prova il tiro e respinge Nardi. Sembra quasi Maurizi, parte Maurizi, è una finta e c'è Biasci, la risposta da parte di Nardi. C'è Giovannini che si è spostato sulla corsia mancina, ancora Giovannini, prova l'imbucata, non arriva però Maurizi, attenzione, c'è il gol del Carpi con l'errore clamoroso da parte di Nardi, errore clamoroso da parte di Nardi che adesso viene consolato da Gonnelli. Attenzione qua che ha rischiato qualcosa il Carpi, prova ad attaccare il Cesena col tiro da fuori e la palla che termina sul fondo per un attimo. Vede Baieie, ancora Biasci però che prova ad allargarsi, prova il tiro Biasci. Poi con la vittoria di Fano, Biasci adesso per Giovannini, buono questo pallone Giovannini, l'incrocio e risponde ancora una volta Nardi. Il cambio di gioco sulla sinistra per Biasci, la palla sul fondo. È al limite Fofana, poi Biasci, attenzione a Biasci, prova a guadagnare il destro e la palla sul palo. Giovannini che è andato giù, attenzione a Biasci che recupera questo pallone, alza la testa Biasci, va a servire in mezzo Marcellusi, 2-0 e c'è il gol di Nicolò Marcellusi, il primo per lui. E il Carpi probabilmente va a chiudere la partita, come è successo spesso quest'anno nel finale. E finisce qua la partita, proprio sull'ultima conclusione di